Cari amici di pianoconcerto.it, buonasera. Eccoci finalmente ad altri due incontri sulla finale, sugli altri tempi della sonata di Mozart K330, che ho scelto per esemplificare un po' i gesti che abbiamo studiato, i gesti pianistici che abbiamo studiato a proposito della tecnica pianistica. Abbiamo già editato il primo tempo che potete vedere sui nostri video tutorial. Vi ricordo il nostro sito www.pianoconcerto.it. Io sono Paolo Ferrarelli e insieme a me, anzi il motore principale della gestione di questo sito è il maestro ingegnere Simone Renzi, che è l'amministratore del sito del forum. Vi invito quindi con l'occasione ad iscrivervi a questo nostro forum perché potrete lì discutere le vostre opinioni sia sulla tecnologia del pianoforte che sulla parte digitale, che sulla parte acustica, che sulla parte della tecnica pianistica, la parte musicale. La parte, insomma, tutto ciò che riguarda la musica. Il nostro sito vuole essere un tentativo di un grande portale sulla musica dove voi gratuitamente potete iscrivervi e dialogare. Dunque, a proposito di questo, adesso iniziamo a vedere un attimo il secondo tempo, l'andante cantabile della sonata in Do maggiore K330. Ecco, voglio anticipare che questa non è la sorte di voler essere un'esecuzione, ma anzi mi interromperò moltissimo come ho fatto nel primo tempo per suggerire, a mio avviso, alcune diteggiature, alcuni aspetti estetici, alcuni aspetti musicali, di fraseggio e quindi non ascolterete tutto il tempo, il secondo tempo di seguito, ma per frasi. Una cosa che voglio dire è che in questa sonata Mozart ha posto la scelta nella sua semplicità, ma Mozart appare tutto semplice, è molto esaustivo per quello che riguarda tutti i gesti della tecnica pianistica. Qui troviamo scale, troviamo arpeggi, troviamo cadute, troviamo partecipazione del polso, vedremo sul terzo tempo, troveremo quel passaggio del pollice che non è passaggio del pollice ma è affiancamento del pollice, insomma è legato staccato e parleremo anche un po' della pedalazione. Quindi vediamo un attimo di prendere contatto con questa bella sonata, con questo bel tempo. È un andante cantabile. La prima cosa che voglio dire è che ovviamente, come dice Alfredo Casella, lo dice un grande, per suonare cantabile non si può suonare molto piano. Nelle partiture, negli spartiti di pianoforte, quando è scritto piano, bisogna tener conto delle parti che stanno suonando e del legato, che è la cosa forse più difficile sul nostro strumento. Per ottenere un buonissimo legato, un buon legato, bisogna cercare di valutare e imparare a valutare il rapporto tra la durata del suono e la sua forza, la sua pressione sonora. Quindi se io suono troppo piano e ho dei suoni troppo lunghi, è evidente che sentirò più il colpo del martello sulla corda, ma questo suono non si legherà al successivo. Quindi è evidente che per suonare legato e per suonare in modo cantabile bisogna suonare con una certa forza. Ma allora dov'è il piano? Dov'è che si suona piano e dov'è che si suona forte? E qui c'è un piccolo trucco pianistico che riguarda appunto la tecnica pianistica. Io cerco di suggerire sempre agli allievi e non solo, anche a me stesso. In effetti la mano destra, e qui era maestro Lubitsch che ho conosciuto personalmente, lui faceva molto questo. La destra suona quasi sempre abbastanza forte.
Quello che ci fa, che ci dà l'impressione, la sensazione, la certezza anche, no? Perché potremmo misurarla come pressione sonora, di passare dal piano al forte è la mano sinistra e l'accentuazione generale del pezzo. Quindi quando io suono in questo andante cantabile, lo vedrete sullo spartito che verrà editato insieme a questo tutorial, è scritto nel forte piano, è scritto dolce. Dolce. Significa che il carattere deve essere dolce, ma deve essere molto cantabile. Quindi adesso io farò un esempio anche musicale, perché questo riguarda il peso e il gesto della tecnica pianistica. Farò un esempio delle prime battute suonando dolce, ma troppo piano, e quindi avvertirete che questo legato sfugge, vola un po', come si dice, no? E poi lo suonerò tenendo conto del legato della mano, della frase della mano destra, pur sempre nel carattere piano. Ecco, se io suono in questo modo, suono in modo un po' impersonale e in effetti sto suonando piano. Ma se io suono dando un po' più di carattere, un po' più di appoggio, un po' più di peso, un po' più di importanza alla destra, pur conservando il carattere dolce accompagnato dalla sinistra, ottengo questo risultato. Ecco, io non posso dire di essere nel forte, che sarebbe. È sicuramente un forte. Quindi ecco, iniziamo dolce e rispettiamo anche il senso del fraseggio e della sintassi della musica. Abbiamo già notato questo, i meno esperti, ma anche i pianisti più esperti, ricordo e sottolineo l'inciso che è costituito dalla battuta, la mezza frase e la frase, cioè le quattro battute costituiscono già un qualcosa di senso compiuto. Vediamo in questo andante cantabile che ci sono tre frasi all'inizio nell'esposizione, tre frasi di quattro battute ciascuno. E adesso le ascoltiamo. Sentiamo un po' un attimo la prima frase. Qui possiamo dire che si compie qualcosa. 1, 2, 3, 4. Andiamo avanti. Allora, cominciamo a parlare di una cosa importante e via via entriamo un po' in abisso. Nella scrittura e parliamo di una cosa che Mozart è molto importante, abbiamo anche parlato nel primo tempo, gli abbellimenti. Allora, sicuramente molti, ma quasi tutti noi sappiamo che Mozart scriveva un po' l'acciaccatura come l'appoggiatura e viceversa. Quindi dobbiamo ben interpretare questi segni anche seguendo l'opinione degli esperti. Paul Badura Skoda è stato uno di questi, direi il maggiore esperto, e ha scritto un libro che vi continuo a sottolineare, vi consiglio di leggere, sull'interpretazione di Mozart al pianoforte, ma c'è un capitolo ben grosso, insomma, dove lui parla degli abbellimenti, anzi consiglia ai pianisti di correggere già le partiture, specialmente per pianoforte orchestra, in modo di averle pronte se dovessero eseguirle. E lui suggerisce certe regole, ma poi anche dettate dal gusto. Una di queste è quella dell'appoggiatura, acciaccatura in ottava. Quasi sempre in ottava Mozart, anche se segna come appoggiatura, viene suonata come acciaccatura. E anche se viene suonata qui
imbattere, come un po' tutti gli abbellimenti classici, è chiaro che vanno verso una nota sol che è lunga e quindi acquisisce un accento. Sentiamo l'effetto di questa. Allora. Io vado insieme con la sinistra. Come vedete che sento come se fosse in levare perché prevale il sol in quanto che essendo una nota più lunga acquisisce un accento. Lo ripete Mozart, lo ripete due volte. Importante anche cercare di seguire una diteggiatura adeguata in Mozart, specialmente nei tempi lenti, per usare con molta, molta parsimonia il pedale, quasi niente. Quindi vediamo in questo caso c'è qualche piccolo accorgimento da seguire per dividere qualche piccola nota affidata alla destra, magari affidandola alla sinistra. Nelle prime due battute va tutto bene. Qua, la sinistra, ottave 4, 5, con un passaggio sul 4. Oh, abbastanza importante, nel legato senza pedale, questo l'abbiamo già detto in sede di tutorial della tecnica pianistica, certo non legare anche il pollice che si sposta perché è impossibile, ma la parte bassa dà l'impressione, sentite, allora unito alla sinistra, unito alla destra, qui consiglio di girare con lo scavalcamento del terzo. Sinistra. Ora perché legare? Voi vedete che, questo l'ho ripetuto anche nel primo tempo, nello studio del primo tempo, vedete che Mozart, oltre a un fraseggio generale, mette una serie di piccole legature. Queste non devono sempre intendersi, poi lo vedremo nella seconda parte di questo tempo, non devono sempre intendersi come lasciare la nota, cioè. Ma è un fraseggio cosiddetto di articolazione, come noi usiamo l'articolazione delle labbra o pronunciamo più o meno, ci appoggiamo più o meno su una sillaba per caratterizzare la parola. E quindi quando ci troviamo in questa posizione, scavalcamento quinto, quarto, ripeto, ecco, e qua vedete che il si do si prendono con la mano sinistra per cercare di rendere più cantabile la parte della destra. Ascoltiamo. La seconda volta dobbiamo passare con il 2, attenzione. Ecco,
Ecco, qui avete visto una sorta di staccato che in realtà non è né forte né piano, ma non è uno staccato leggero di polso come spesso viene consigliato in alcuni libri di tecnica. Questo tipo di staccato di Mozart è uno staccato appoggiato e per poter appoggiare bene questo mezzo staccato bisogna che il braccio un pochino partecipi e il polso partecipi da ammortizzatore. Vorrei che voi vedeste il movimento. Quando siamo sul do diesis, ormai il peso è definitivamente giù. Seguitando nella prossima idea, troviamo proprio l'esempio di questo appoggio saltellante con un polso ammortizzatore, un appoggio saltellante, che rende questo abbellimento che adesso andiamo a fare. Faccio soltanto la mano destra. Vedete dalla grafia come è scritto in appoggiature, legate a 2 a 2, anche qui è un fatto di articolazione, quindi non può essere molto brutto, quindi si cerca di legarlo e non legarlo. Bene, quindi il polso fa da ammortizzatore e un pochino partecipa al peso della spalla e l'appoggio del braccio. Ripetiamo. Ci può aiutare mettendo il pedale a una corda. Un po' di più. Ecco che troviamo gli stessi abbellimenti, stesso movimento, cioè non lasciare completamente il contatto con la tastiera, ma ammortizzare col polso e stare sulle dita appoggiandoci un pochino con tutto l'avambraccio e col braccio. Assolutamente nessuna tensione nel tricipite, nel bicipite, e la spalla deve essere lasciata leggera. Quindi faccio sentire la prima frasetta, la prima mezza frase, direi, fatta di 2 battute, con il pedale una corda, e la seconda, invece, che è in crescendo, in leggero crescendo, 3 corde. Sentiamo. Ora, per legare così bisogna usare, nella seconda frasetta in particolare, un passaggio un po' strano, e vediamo. Nel primo nulla da osservare. Secondo. Ecco, vedete lo scavalcamento del terzo sul quarto che ci aiuta ad andare avanti e tenere la nota tenuta fa. Potete vedere sullo spartito. Ripeto la seconda frase. Sentite il legato del basso come aiuta questo
queste due appoggiature che facciamo col braccio, ripeto. Prima frase. Anche la mano sinistra ha una diteggiatura particolare. Secondo, come fa più comodo a voi. Terzo, quinto, secondo. Quindi ripetiamo tutte e due le frasi per l'ultima volta. Una corda. Adesso c'è un piccolo fortino che è del revisore, ma ci dice prepariamoci al forte, anche se questa frase è una frase in levare. Anche qui un mezzo staccato con un po' più di partecipazione della spalla perché andiamo verso il forte. Ripetiamo il levare. C'è un passaggio un pochino difficile sulla destra. Ecco, mentre sul sol sostituisco il quarto al quinto, devo passare il secondo sul Do e devo portarmi con il pollice sul La. Faccio lentamente. Il Do, sentite, rimane come polifonia, rimane. E quindi deve rimanere legato con un passaggio di dita dal primo al secondo. Mi dicono di non parlare sul suono e quindi sto pensando come cercare di suggerire, dare dei suggerimenti senza alternando la mia voce al suono del pianoforte. Quindi ripetiamo queste due battute che non sono molto facili, no? Ecco, dopo questo forte che abbiamo reso con la partecipazione della spalla, dobbiamo arrivare ad alleggerire improvvisamente la spalla e cercare di suonare con la sola caduta delle dita. Io consiglierei di ascoltare un grande maestro, che è Walter Gisely del passato, che è stato ritenuto uno dei più grandi interpreti di Mozart, forse il più grande, e qui fa un passaggio proprio veramente, arriva veramente ad un pianissimo. Per fare questo io credo che l'unico modo sia sfruttare soltanto la caduta delle dita, alleggerire, sospendersi dalla spalla e passare da un massimo appoggio a quasi un'eliminazione totale della tensione. Sentiamo, tensione nel senso musicale. Se è possibile fare tre corde è ancora più bello. Perché la caduta delle dita? Perché equivale a mantenere una certa pronuncia e non cadere nella poca chiarezza. Faccio sentire cosa potrebbe succedere.
A questo punto c'è un leggero crescendo. Vedete Mozart come incalza con un piccolo crescendo, non soltanto segnando ovviamente le dinamiche, no? Segnando il piano e il forte, ma addirittura cambiando il ritmo e introducendo una piccola, su pochissime note, una piccola figura puntata che però ci dà la sensazione, dicevo prima, no? Dell'aumento della sonorità perché si evidenziano ancora di più gli accenti. Aumentano le parti, dopodiché entrano le ottave, no? Come se entrasse un tutti dell'orchestra. Bisogna tener conto che, insomma, storicamente Mozart ha sempre immaginato la musica strumentale senza dimenticare l'orchestra. Vedremo anche nel terzo tempo che ci sono delle aperture dello sviluppo che assomigliano a un trio, oppure un qualche cosa che lui sente nei personaggi. Nella musica strumentale di Mozart ci sono i personaggi e c'è il contrasto tra il solista sempre e il tutti dell'orchestra. Anche qui potremmo immaginare questo. Quindi quella figura puntata, consiglio di attaccarla col quarto dito. Vedete che io non ripeto il concetto della caduta, ma ci sono infinite cadute qui, quindi infinite cadute, non certo dall'alto, ma infinite cadute, cioè attacco del peso al tasto, no? Questa è una di queste che dà chiarezza. Sentite? Ancora. Nuovo attacco di tutte e due, centrale di tutte e due. Anche la figura puntata qui serve a dare slancio e non in questo senso. Lo sentirebbe. Adesso c'è un episodio sognante, un episodio che addirittura viene sottolineato col pianissimo, con due piano, e viene indicato da Mozart con figure col puntino, uno staccato sotto legatura. Quindi per ottenere questo, con delle semicrome della sinistra, e non usare anche qui quasi niente pedale se non quello necessario proprio per legare alcuni bicordi, dobbiamo cercare di trovare un suono che si stacchi da tutto il resto dell'esposizione. Qui dobbiamo usare il pedale a una corda e cercare di usare questo movimento, cercando di essere presenti, soltanto presenti al fatto che il La bemolle rispetto al Do deve cantare un po' di più. Non è facile. Anche qui consiglierei appoggiatura, vuole far sentire come risulta la sciaccatura, poi si può scegliere, secondo me, secondo il gusto forse è meglio come veramente qui ha indicato Mozart. Allora.
anche delle note seguenti, Dore, 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 direi appoggio 2, ma è un fatto di scelta. Invece la cosa molto interessante è quel Fa che rimane da solo, che rimane da solo sotto una pausa, insomma, per un leggero punto di prolungamento. Senti, ascoltiamolo ancora. Consiglio, do, do, mi, re, si, la, 1, 4. E poi su la sostituire il 2. Adesso c'è un nuovo episodio in cui la mano destra e la mano sinistra si rincorrono e vanno anche qui. Come quel forte vanno verso un tutti. Ricordiamo questo parallelo. Quindi. Ecco che qui nella seconda frase. Cioè, è più evidenziato questo crescendo, questo rincorrersi. Ecco, risentiamo questo episodio. Seconda frase. Adesso c'è di nuovo questo elemento sognante che però risolve armonicamente in modo diverso prima della ripresa. Ecco, sentite come un attimo, io l'ho fatto anche, è una cosa personale, ma così ve la voglio sottolineare, l'ho fatta anche nella prima esposizione di questo elemento, cercare di non essere sempre ligio al tempo sulla ripetizione degli stessi elementi su Mozart, cioè questo. Ecco, c'è un attimo in cui, un attimo di esitazione prima. Del quarto là. Ecco, e in parallelo sentite come vibra il mi che apparentemente ci sembra una cosa molto moderna, molto dissonante. Ma non è nient'altro che la sensibile di Fa. Ecco, ascoltiamo con questa intenzione. Adesso questo più o meno acusticamente. Bisogna fare i conti un po' con l'acustica, con la preparazione del pianoforte, con la tastiera, come noi ci sentiamo e come vogliamo esprimere un suono più asciutto, più secco, più anche un pochino più pedalizzato.
cercare, ecco, cercare cosa che non ho fatto prima, cercare di fare questo. Legare soprattutto il quarto al quinto. Nella ripresa c'è scritto dolce, però in questo caso va suonato in un modo un pochino più aperto perché dobbiamo annunciare una ripresa. Sorpresa. Sorpresa perché l'episodio che prima Mozart ci ha esposto in Fa minore. Ricordate? Adesso rimane nella tonalità Fa maggiore. E questo è stato detto da molti storici di sapore tipicamente schubertiano. Sapete che Schubert è come forma si rifà molto a Mozart, sembra strano dire questo, ma lui era un amante di Mozart e si rifà per certe forme, nelle sonate, specialmente le sonate di Mozart. Quindi sentiamo adesso questa sorpresa ormai da me annunciata, ma accettiamola come sorpresa. Questo è un passaggio difficile perché abbiamo il passaggio, il cambiamento, cioè la novità che non aveva mai fatto prima nelle semicrome del basso, che potete vedere sullo spartito, ma soprattutto c'è all'ultimo un passaggio di dita, se non si vuole fare il pedale, abbastanza difficile, che è questo. Consiglio di mettere quarta, mano piccola, mano grande, che sia. Quarto, terzo, sostituito al quinto. È un po' difficile perché non abbiamo molto. È un po' difficile, chiedo scusa, non voglio parlare sul suono, è un po' difficile perché non abbiamo molto tempo per farlo. Proviamo un attimino a farlo lentamente. Quindi questo deve essere fatto veramente in pianissimo e lo ripetiamo un attimo ancora. Direi di usare il pedale una corda. Adesso non ho cambiato, l'ho fatto direttamente. Più difficile. Rifacciamo. Possibilmente in questa ultima
in questo ultimo episodio, in questa ultima piccola coda meravigliosa, non bisogna rallentare. Bene, si possono dire ancora tante cose su questo tempo, questa sonata, si può eseguire molto meglio, si può eseguire di seguito. Vi invito a studiarla sia per pianisti esperti che per principianti. Un po' a mani separate, cercando di valutare questi elementi, di diteggiare bene, di sentire bene, come deve legare la parte esterna, avete visto, della mano, perché il pollice ovviamente forse si vede poco nel video, ma è chiaro che il pollice non può legare molto se non con la spalla, ma è importante è tenere il passaggio di dita nella parte estrema e cantabile. Ricordate che sempre nel pianissimo la bravura sta nel trovare il giusto rapporto tra suono e durata, anche nel piano. Grazie amici di pianoconcerto.it e vi invito a iscrivervi al forum e vedere i nostri video tutorial e anche a discutere e a dialogare e a dare le vostre opinioni su quello che abbiamo detto. Grazie.